Ci siamo, eh? Bene. Per chi non mi conosce, sono Nedda Alberghini, presidente dell'associazione Onlus Le Case degli Angeli di Daniele, ed ho l'onore e il piacere grandissimo di ricevere sulla nostra piazza questo rumoroso piccolo esercito di giovani studenti festanti. Saluto quindi gli studenti dell'Istituto Ipsia Fratelli Taglia. Apripista della manifestazione in corso, a cui si sono entusiasticamente aggregate le classi seconda A e seconda B del liceo Cevolani, e ancora tre classi del Bassi Burgatti. Saluti i professori che li accompagnano. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù e servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibiti in qualsiasi forma. Questi sono i principi, ma la realtà è davvero così? Anche se legale in ogni paese, la schiavitù continua a esistere e anzi cresce rapidamente. La schiavitù non è affatto scomparsa. Oggi si stimano circa 27 milioni di schiavi. Se ne sa però troppo poco ed è proprio l'ignoranza a favorirne la sopravvivenza e la diffusione. Bravo.